Sono giovani di età, ma sono persone che sanno muovere bene nella realtà e appunto lo si vedrà già da questa prima puntata. Devo dire che la giovane età rende veramente interessante il modo di lavorare, no? Perché sono tutti molto appassionati, sono molto competitivi, ma sempre diciamo, nei binari di una grande correttezza e rispetto reciproco. Questa credo sia una cosa molto bella, molto positiva. Perché hai scelto la 7 e non hai seguito Santoro? Guarda, ho scelto la 7 perché mi è stata data un'opportunità e questa opportunità è quella di condurre un programma in prima serata con una grande autonomia, con la possibilità di formare una mia squadra. La cosa che dico io è che vale la pena a un certo punto rischiare per una cosa in cui si crede. Noi crediamo in questo programma, ci crediamo tantissimo, ci metteremo l'anima, ci metteremo tutta la nostra vita professionale, la nostra passione dentro. Vorrei aggiungere una cosa che riguarda i 10 euro di finanziamento della nuova televisione che Michele Santoro farà con voi del Fatto Quotidiano. A chi mi ha domandato darai 10 euro a questa iniziativa ho detto no, non li darò perché, parliamoci chiaro, suonerebbe buffo e anche ipocrita che io dicessi pagherò questi 10 euro alla concorrenza. Il mio editore, come dire, potrebbe risentirsi giustamente di questo. Detto questo, è veramente una cosa benemerita l'iniziativa di, come dire, allargare i confini della democrazia. È un bel tentativo quello di proporre nuove iniziative editoriali, quindi io idealmente gli darei questi 10 euro. Più siamo e meglio è, più voci ci sono in TV, attraverso tutte le piattaforme e meglio è. Questo confronto credo che, come dire, renda migliori le trasmissioni e ci renda tutti migliori.